Ad aver incriminato Julian Assange è stata l'amministrazione Trump, dopo che per 8 anni l'amministrazione Obama aveva valutato di incriminarlo, ma non l'ha fatto alla fine perché era consapevole che avrebbe aperto un enorme problema per la libertà di stampa, perché è stato incriminato per la pubblicazione di documenti segreti che rivelano crimini di guerra, torture, uccisioni stragiudiziali con i droni. Quindi Obama non è mai andato avanti con l'incriminazione, mentre l'amministrazione Trump purtroppo è andata avanti, e ora speriamo che l'amministrazione Biden si renda conto di aver aperto il vaso di Pandora e di aver creato un gravissimo caso che distrugge la libertà di stampa. Come vediamo, mentre ha l'appoggio di tutte le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, da Amnesty, Human Rights Watch, e anche per la difesa della libertà di stampa, vediamo Guardian, New York Times, vediamo il Der Spiegel, tutte le grandi organizzazioni per la difesa della stampa, e parlo dello European Federation of Journalists, parlo del Committee to Protect Journalists, parlo dell'ACLU, quindi tutte le più grandi si sono esposte a favore. In Italia noi del Fatto Quotidiano e il Manifesto, il resto è il silenzio assoluto su questo caso, purtroppo.